Sei seduto sul divano e il tuo gatto ti osserva. Senti il suo miagolio e con un salto è accanto a te. Ti sta leccando la mano. È perché sa di ananas. Prima la stavi mangiando, ricordi? Ma non è l'unico motivo per cui i gatti ti leccano. Potrebbero volerti pulire, proprio come fanno con i loro gattini. Significa che ti amano, capisci? E che potrebbero marcare un po' il territorio. Quando altri gatti verranno ad annusarti, sapranno a chi appartieni sul serio. Se il tuo gatto comincia a mordicchiarti i capelli quando sei sdraiato, sta solo cercando di lavarti, proprio come fa su di sé. Quando accarezzi il tuo gatto e lui comincia a guardarti in modo un po' strano, significa che non ne vuole più. I gatti mordono quando vogliono che qualcosa si fermi. Ad esempio, quando gli tagli le unghie, potrebbero morderti. E se funziona, sapranno che è quello che devono fare ogni volta che gli tagli le unghie. Invece di miagolare, possono anche mordicchiarti per attirare la tua attenzione. Forse hanno voglia di giocare, ma se un gatto morde e non si lascia andare, sta cercando di affermare le proprie regole o affrontare una vera minaccia. Se lo fanno con un giocattolo, forse è meglio sbarazzarsene, altrimenti potrebbero stressarsi. Prima che un gatto sia pronto a difendersi o si sente irritato, emette un miagolio basso un pochino preoccupante. Presta particolare attenzione al tuo gatto quando lo fa. I miagolii bassi ma dolci significano che ti stanno salutando e che sono felici che tu sia a casa. Adesso stai preparando il pranzo e laggiù c'è il tuo gattino, seduto, che ti fissa accanto alla ciotolina, battendo a malapena le palpebre. Anche se la ciotola non è completamente vuota, forse sta chiedendo altro cibo. O forse ti sta dimostrando il suo amore. Fai attenzione ai suoi occhi. Se le palpebre sono socchiuse e battono delicatamente le ciglia, significa che ti stanno baciando con gli occhi, sì. È un segno che ti adora tantissimo. Se comincia a cercare di seppellire il cibo, forse non è di suo gradimento. Quindi cerca di dargli altro cibo. È normale e istintivo che i gatti graffino tutto. Lo fanno per allungare il corpo e flettere i piedi e gli artigli. Possono anche rivendicare il territorio lasciando un segno, oppure il loro odore. E dato che i loro artigli hanno strati, graffiare li aiuta anche a liberarsi dello strato esterno dell'artiglio, mantenendoli così molto affilati. Flaming è il nome ufficiale di ciò che accade quando i gatti ti fissano con la bocca aperta. Lo fanno quando hanno appena annusato qualcosa, che è risultato troppo complesso per i loro piccoli nasi. Quindi usano il palato per dare un senso all'odore. Quando sei seduto a leggere un buon libro e il tuo gatto viene a tenerti compagnia e dorme sulle tue ginocchia, è una bella sensazione per te, così come lo è per lui. Quando devono dormire, il calore per loro è più importante del comfort. Probabilmente ti trova molto caldo. Significa anche che si fida abbastanza di te da farsi tenere al sicuro quando si trova in una posizione un po' più vulnerabile. E quando dorme sopra di te, sta esprimendo il vostro legame. I gatti sono soliti massaggiare il petto della madre da piccoli, per stimolare così la produzione di latte. E quando lo fanno su di te significa che si trovano a proprio agio. Probabilmente fanno anche le fusa. Quando ce li hai sulla pancia, potrebbero colpirti piano piano in faccia con la testa o strofinarsi sul tuo mento. Questo è solo un altro modo per dire che gli appartieni e che ti amano. Alcuni gatti potrebbero persino sbavare quando fanno le fusa, il che è un altro segno di affetto. Davvero! Ma all'improvviso si alzano e scappano via il più veloce possibile. Potrebbero aver individuato un insetto e aver cominciato a inseguirlo. Oppure stanno semplicemente bruciando l'energia in eccesso. I gattini di solito lo fanno più spesso dei gatti più anziani e non c'è nulla di cui preoccuparsi. È solo che stanno in giro tutto il giorno senza fare granché, quindi quando capita si attivano tantissimo. Vieni qui, micino! Oh no, mi sta ignorando di nuovo! Non possiamo biasimarli, però. Gran parte del loro comportamento si basa sull'istinto. In natura, le madri feline usano la comunicazione vocale solo quando c'è un pericolo in giro. Se non c'è niente di cui preoccuparsi, i gatti restano in silenzio. Sì, sempre. Non hanno bisogno di comunicare come facciamo noi, esprimendo preoccupazioni o mostrando emozioni. Anche i cani lo fanno saltando qui e lì quando sono felici. Tuttavia, i gatti sembrano essere un po' più lunatici, sì. Verranno da te, ma soltanto se ne hanno voglia. Desiderano anche attenzioni. Va bene se ti ignorano, ma tu non puoi ignorarli, come ti permetti? Si metteranno in tutti i tipi di posti, costringendoti così a notarli, sempre. Un posto tipico è appoggiarsi sulla tastiera mentre stai cercando di portare a termine il tuo lavoro.
oppure faranno capolino tra le tue braccia o il libro che stai leggendo. Chiedono anche la tua attenzione sdraiandosi accanto a te e facendo un po' di stretching. Forse adesso è un buon momento per un pochino di coccole. Se noti che contraggono le orecchie, dagli spazio. È un segno che potrebbero sentirsi ansiosi e agitati. Gli umani non sono gli unici ad avere attacchi isterici, sai? Anche i gatti lo fanno, ma a modo loro. Lo fanno miagolando parecchio, che di solito significa che non sono contenti di non avere ottenuto ciò che volevano. Potrebbe succedere quando un gatto sta cercando di catturare una mosca, ma non ci riesce. Frustrante, sì. Entrambi i tuoi gatti si guardano in modo divertente, vero? Quello a destra ha la coda che si contrae e sta diventando sempre più veloce. E è saltato addosso al suo fratello. Significa che sono concentrati ed eccitati come i loro antenati in cerca di prede. A casa significa soltanto che vogliono giocare, invece. Se vengono da te con la coda dritta, significa eccitazione! Di solito non camminano così, quindi presta loro attenzione. Sono felici di trascorrere del tempo con te. Se la loro coda è bassa, potrebbero sentirsi spaventati o addirittura terrorizzati. Comportati in modo gentile con loro e assicurati di non spaventarli. Se il tuo gatto sta masticando cose che non dovrebbero essere masticate, come piante non commestibili o plastica, a volte anche metallo, dovresti portarlo subito dal veterinario. Non significa qualcosa di negativo per ogni gatto e a volte potrebbe essere soltanto curioso. C'è un bicchiere alla fine del bancone e improvvisamente il tuo gatto gli salta accanto e comincia a esaminarlo a fondo. La prossima cosa che sai è vetri rotti sul pavimento. Probabilmente ha a che fare con il loro naturale istinto di esploratori. I gatti usano le zampe per testare gli oggetti e tutte le loro caratteristiche. E se sanno che li stai guardando, potrebbe essere soltanto un altro modo per attirare la tua attenzione. Dimentica la privacy se hai un gatto e vuoi andare in bagno. Verrà sempre al bagno con te e ti osserverà. Sempre. Perché ehi, per loro è un parco divertimenti. C'è carta igienica, asciugamani, tappeti, tutto può essere trasformato in un giocattolo. E poi ci sei dentro anche tu. Inoltre, sanno che sarete soltanto voi due per pochi minuti, quindi avranno la vostra totale attenzione. Beh, più o meno. Alcuni gatti amano anche rannicchiarsi nel lavandino e magari sorseggiare un po' d'acqua dal rubinetto. L'istinto dei gatti dice loro di evitare l'acqua, ma non il movimento. In natura è più probabile che si fidino di un corso d'acqua che di una pozza. E l'acqua del rubinetto non è soltanto più fresca, ha anche un sapore migliore. E se hai appena ricevuto un pacchetto, l'hai aperto e si trova in giro, il tuo gatto non si perderà a questa occasione. I gatti amano stare in spazi stretti perché si sentono protetti, soprattutto se vogliono farsi un pisolino. Le scatole contengono anche il loro calore, quindi dentro ci si sentono più al sicuro. Questo non lo fanno soltanto i gatti domestici. Anche i più grandi felini come leoni e ghepardi amano intrufolarsi in luoghi stretti. I felini sono tutti uguali, nonostante le loro differenti dimensioni.